Buongiorno dalla mostra convegno Expo Comfort. Siamo qui con l'ingegner Simone Tirinato, esperto di consulente 110, quindi esperto in materie di bonus edilizi. Simone, una domanda per te. Si avvicina il 30 giugno, scadenza, la prima vera scadenza, anzi la prima originale scadenza per le villette, quindi i lavori di super bonus sugli edifici unifamiliari. Che cosa succede dopo il 30 giugno? Si può ancora presentare, si può iniziare a aprire un nuovo titolo edilizio oppure no? Raccontaci. Sì, davvero domanda interessante proprio perché arriviamo alla prima reale scadenza del super bonus. Un primo traguardo e che cosa cambia per gli edifici unifamiliari? Abbiamo visto e ancora è stato confermato con la circolare dell'Agenzia delle Entrate del 23 giugno che è stata modificata una delle due scadenze per gli edifici unifamiliari, cioè la possibilità di andare fino al 31 dicembre 2022 con i vantaggi fiscali per gli edifici unifamiliari a patto che si raggiungano lavori per il 30% entro il 30 settembre 2022. Ma la prima scadenza, quella del 30 giugno 2022, non è stata modificata. E allora è legittimo porsi la domanda circa il 30 giugno. Quindi posso iniziare dei nuovi lavori a luglio 2022 sugli edifici unifamiliari, anche se non andrò a raggiungere il 30% dei lavori al 30 settembre 2022? Sì. Non applicando il super bonus, ma applicando una delle regole strutturate fino al 2024, ad esempio dell'ecobonus ordinario. Grazie Simone, ho un'altra domanda per te. Ci sono delle novità, delle nuove regole per gli asseveratori? Grande mondo è sicuramente ricco di regole da rispettare, quello degli asseveratori in temi in materia appunto di asseverazione di congruità delle spese insieme a quelli che sono i visti di conformità. Beh, qualcosa di nuovo c'è e c'è stato grazie anche a una circolare dell'Agenzia delle Entrate, in questo caso del 27 maggio, che ci ricorda un aspetto particolare. Facciamo proprio una lettura verticale. Le regole per gli asseveratori nell'ambito dei bonus ordinari. Ovvero, prendiamo il riferimento normativo, 25 febbraio entra in vigore una nuova regola a seguito del decreto antifrodi che dice guarda che è necessario avere un'assicurazione definita secondo appunto i riferimenti della normativa vigente, quindi o l'assicurazione professionale con una parte dedicata alle asseverazioni tecniche di congruità delle spese oppure un'assicurazione ad hoc per ogni progetto. Bene, la circolare dell'Agenzia delle Entrate dice tutto questo non si applica ai bonus ordinari, ecco, quindi una lettura che avremmo fatto in modo trasversale su tutti i bonus, super bonus e bonus ordinari, in realtà non si applica ai bonus ordinari. Traduco, quindi vuol dire che l'asseveratore di bonus ordinari non deve rispettare gli obblighi circa l'assicurazione professionale di cui alle normative entrate in vigore il 25 febbraio 2022.